E qui però c'è da dire anche un'altra cosa, appunto, su questa personalizzazione della politica. Ripeto, io non credo che questo suo gesto abbia niente a che vedere con la personalizzazione della politica. Questo suo gesto aveva, lo dice lei stessa, aveva a che vedere con la volontà di fare, come dire, un colpo di teatro. Ma l'errore è che tu hai distolto l'attenzione totalmente dall'oggetto che dovevi comunicare. Lei giustamente diceva, peraltro era anche una lista che mal si adattava, giustissimo, ma sarebbe stato uguale lo stesso. Immaginate se, che ne so, la Carfagna avesse fatto una cosa del genere, insomma, no? Sarebbe stata probabilmente ancora più massacrata per tutte le storie che conosciamo, insomma, no? Qui? Non sono mica scemo. E quindi è evidente che c'è un malinteso senso di che cos'è la personalizzazione, e permettetemi, c'è un malinteso senso, ripeto, mi dispiace moltissimo, io Marco lo sa e tutti quelli che di voi mi conoscono lo sanno, sono una persona solitamente pacata, moderata. E come dire, che coltivo le sfumature, insomma. Invece oggi mi vedete molto direttivo perché dico quello che penso. Mi dispiace moltissimo perché un confronto con lei mi avrebbe divertito moltissimo e probabilmente lei avrebbe avuto la possibilità di controbattere e convincermi di starmi sbagliando, insomma, no? Ma devo dire la verità, l'ascolto della intervista mi ha ancora più, come dire, detto, sentiamolo, può essere che mi pone degli elementi che non avevo considerato e mi convince, invece ha radicalizzato la mia contrarietà. Proprio perché tutti gli elementi che le ha portato, secondo me, andavano nella direzione, come anche voi avete fatto notare, opposta. C'è però due ultime cose che volevo dire, quella appunto della personalizzazione, che è un grande problema della democrazia mondiale. Uno degli elementi della cosiddetta crisi della democrazia, quello che alcuni autori chiamano la post-democrazia, eccetera, eccetera, quella che viene chiamata la democrazia dei media, eccetera, eccetera, o la democrazia senza partiti, insomma, i politologi si sono sbizzarriti nel trovare denominazioni, e uno dei problemi è questo eccesso di leaderizzazione. Badate, parlo non di leaderizzazione, ma parlo di eccesso di leaderizzazione. L'eccesso di leaderizzazione è dovuto a tutta una serie di motivi, ora li enuncerò soltanto, poi se abbiamo tempo e ci avete voglia possiamo scendere nel particolare. Hanno a che vedere sostanzialmente con la velocizzazione della comunicazione e hanno a che vedere sostanzialmente con quella che gli americani chiamano una comunicazione market driven, cioè guidata dal mercato, insomma, no? Quindi quello che noi chiamiamo, con un termine che a me piace poco, sensazionalismo, insomma, no? Quindi il colpo di teatro è necessario perché tu, se tiri un cazzotto, l'altro subito, almeno, come dire, attiri la sua attenzione. La leaderizzazione ovviamente vi è più favorita quanto più i nuovi mezzi di comunicazione, ma qui stiamo partendo dalla radio, poi la televisione, fino ad arrivare ai social media, favoriscono, perché in realtà quello che sto dicendo non è soltanto dei social media, ma parte addirittura dalla radio e dalla televisione, favoriscono un rapporto diretto del leader con il popolo, quello che noi oggi chiamiamo, con un termine talvolta un po' così abusato, il populismo, insomma. È soltanto una enorme facilità di comunicazione che oggi il leader ha con tutti. Ripeto, quando in quei pochi suoi anni di presidenza americana John Kennedy decise di ammettere alla conferenza stampa alla Casa Bianca del mercoledì le televisioni, che fino allora, cioè le telecamere che fino allora erano escluse, John Kennedy aveva capito che in questo modo lui sarebbe entrato direttamente nelle case di tutti gli americani e non avrebbe dovuto avere la mediazione del giornalista nel raccontare il suo pensiero politico, che poi, mutatis mutandis, è quello che diceva qualche anno fa D'Alema quando diceva: io preferisco parlare con le televisioni per questo motivo qui, se parlo con un giornalista lui può scrivere quello che ha capito e che mi travisa. I nuovi media rendono questa immediatezza apparentemente più semplice.
Nel caso italiano questa leaderizzazione, questa io ho chiamato eccessiva leaderizzazione, che non fa parte della Costituzione italiana, che non fa parte attualmente dell'assetto istituzionale italiano. Noi abbiamo una, come dire, un assetto istituzionale che è tutt'altro che leaderistico, come sappiamo bene. Insomma, no? Sappiamo bene che il premier italiano c'ha tutta una serie di lacciuoli rispetto a molti paesi stranieri, però noi abbiamo paradossalmente non quindi una leaderizzazione formale, formalizzata da leggi, diciamo così, se non qualche cosa negli ultimi anni, se non soprattutto a livello locale con la cosiddetta legge sui sindaci, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo una spintissima leaderizzazione sostanziale, una leaderizzazione che viene ancora più, come dire, sottolineata, evidenziata dal fatto che contemporaneamente ci sono entrati in crisi tutti, come dire, i cosiddetti corpi intermedi, cioè tutti, come dire, le istituzioni di rappresentanza con la quale solitamente si, nelle società democratiche si canalizza il consenso, no? Dai partiti ai sindacati, fino ad arrivare ai consigli scolastici. Insomma, no? Noi abbiamo costruito una superfetazione di organismi sostanzialmente delegati in tutti gli organi in base, invece poi oggi abbiamo dappertutto questo rapporto diretto tra leader e masse. Quindi questa leaderizzazione nel nostro paese è paradossalmente diventata, da quando era, quando io ho incominciato 30 anni fa più o meno, un po' meno, ci buttiamo giù, ma davvero poco meno, a fare un dottorato in sociologia politica, il direttore del dottorato, che era un famosissimo sociologo politico, che si chiama Luciano Cavalli, lamentava, lui è uno studioso di leadership, lamentava l'assenza appunto di quella che Weber chiama la democrazia con leader nel nostro paese. Insomma, no? Oggi noi abbiamo invece questo eccesso di leaderizzazione, però bizzarramente l'abbiamo senza che esista tutto il resto, insomma, no? E infatti Berlusconi, quello impropriamente, io non lo direi mai da studioso, ma così usiamo un termine giornalistico, viene chiamato proprietario del suo partito, e ora abbiamo questa cosa, se volete, probabilmente ancora più bizzarra, di un segretario di partito che lo fa quasi a dispetto del suo partito, insomma, no? Questo credo siano conseguenze di questo processo che stiamo dicendo. Però tutto questo, come dire, questa azione della Bakidu, in tutto, come dire, non argina per niente tutto questo. Per carità, lei c'ha ragione, doveva comunicare l'incomunicabile, insomma, in qualche misura, tutte le litigiosità tra gli intellettuali, tra questa corpo dirigente diffuso, però insomma questo è un altro problema, e io devo dire trovo assolutamente legittimo e sacrosanto il fatto che il comitato politico l'abbia sospesa, l'abbia allontanata, perché non mi ricordo chi di voi lo dicevo, insomma, ma Marchionne permetterebbe mai che l'agenzia di comunicazione mandasse in onda un video senza che lui l'abbia mai visto, lui e i suoi l'abbiano mai visto, insomma, no? In cui, che ne so, si inventano quello che vogliono sulla Fiat, starebbero nei tribunali evidentemente se avvenisse mai una cosa del genere. Ma la sto raccontando come cosa grottesca, insomma, no? È evidente che qui c'è un impossessarsi della comunicazione da parte di un professionista, che di quanto più antiprofessionale possa succedere. Ci sarebbero tante altre cose, ma voglio far parlare più voi, e quindi chiudo, rimandiamo, perché il tema di Silvia Baccio è interessante, sulla pochezza dei messaggi, però casomai ce la possiamo riservare un secondo giro. Chiudo per cercare di riassumere quello che sto dicendo. C'è in letteratura una grande distinzione tra avere accesso ai media e essere coperto dai media, che chi di noi ha frequentato le scuole elementari e ha fatto un po' di analisi grammaticale, analisi logica, è la differenza che c'è tra l'attivo e il passivo, no? Avere accesso a vuol dire avere un, come dire, attivare i media, essere coperto da
vuol dire invece che i media parlano di te passivamente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nessuno di noi ha fatica ad andare sui media. Se io ora mi alzo e mi denudo qui dentro, di questo workshop fatto a Prato, di cui domani, ora non lo dico perché sono Marco si dispiace, di cui domani i giornali parleranno, ma senza parlare di Sorrentino, se io mi alzo qui e mi denudo, o se facessi qualcosa anche di peggiore, saltassi addosso a qualcuno di voi, sicuramente tutti i giornali domani ne parlerebbero. Ma è questa copertura che Sorrentino, che il sociologo Sorrentino, che il professore Sorrentino vorrebbe? Probabilmente no. Vorrebbe casomai avere accesso ai media, che è un'altra cosa, che domani tutti i giornali dicessero esaltante, straordinaria, seminario col professor Sorrentino che ha illuminato, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la distinzione che fanno molti che si occupano di... l'errore che fanno molti che si occupano di comunicazione, tra cui anche la nostra Bicchiddo, è non distinguere questi due elementi. Allora, il colpo di teatro per il colpo di teatro non serve a niente. Il colpo di teatro serve se... è funzionale al mio progetto. Usare il termine rottamazione è un colpo di teatro, ma è un colpo di teatro che portava dietro tutta una serie di mondi, ci possono piacere o non piacere, condividere o non condividere, evidentemente non stiamo parlando di quello, che però funzionava, infatti è funzionato. Quindi non è che non bisogna avere il colpo di teatro, perché il colpo di teatro deve essere coerente. Ho fatto l'esempio, nessuno di noi ci mette niente ad andare sul giornale, ma probabilmente ciascuno di noi vuole andare sul giornale con l'identità che preferisce presentare. E questo è il parere del professor Sorrentino. Io non sono qui per difendere Paolo e quindi non dirò nulla per contrastare quello che ha detto il professor Sorrentino. Ho una posizione molto diversa, la tengo per me. La tengo per me perché non c'è tempo e dobbiamo concludere. Volevo però sottolineare solo un aspetto, in realtà quello che ha detto il professore è molto corretto come analisi, è un pochino meno corretto per come la vedo io, per quello che poi davvero uno si ritrova a dover fare. E questo è riferito alla specifica campagna di comunicazione della lista Tsipras e quindi alle scelte che ha fatto Paolo Vacchiddu, ma è riferito anche a molte altre cose che ci troviamo a vivere. L'intervento della collega del Tirreno, secondo me, è centrale. Lo sono stati tutti, sinceramente, gli interventi che avete fatto. Però il suo sottolinea un aspetto che forse non è facilissimo comprendere. Se ai giornali non gliene frega nulla della comunicazione politica, sia che tu gliela dia in forma scritta che tu gliela dia in forma digitale, è un bel problema ragionarci. Siccome purtroppo questo tipo di problematica chi fa uffici stampa lo vive quotidianamente, perché l'ufficio stampa deve comunicare delle cose che non hanno spesso un senso in sé, ma devono essere confezionate perché lo abbiano sto senso. Quindi l'andare sul giornale, perché è quella poi la missione di chi fa l'ufficio stampa, non dovrebbe significare confezionare una notizia perché vada sul giornale anche se la notizia non c'è. Dovrebbe essere quello di far capire al giornalista che la notizia c'è. Questo è il lavoro dell'ufficio stampa. Siccome invece purtroppo molto spesso siamo costretti a dover farla diventare una notizia qualcosa che non lo è, oppure, e succede purtroppo ancora più spesso, il giornalista non ha la sensibilità per comprendere oppure non ha il caposervizio che gliela fa passare, perché magari ce l'ha la sensibilità, ma se poi la propone tanto non la pubblicherà mai. E allora c'è una ghigliottina pesante, qualcosa che blocca tutto il sistema. E quindi questo non giustifica assolutamente da un punto di vista tecnico o anche scientifico l'operato di Paola, ma giustifica però il ragionamento, cioè, o quantomeno allarga un pochino gli orizzonti. Viviamo in un mondo reale e in quel mondo reale dobbiamo muoverci e quindi è vero sì che una bella campagna si fa come ha spiegato il professore, ma non sempre riusciamo a farla in quel modo, anzi probabilmente quasi mai. O perché non abbiamo i mezzi, o perché non abbiamo gli interlocutori, o nel caso della campagna Tsipras perché non c'era quasi nulla, ma veramente nulla, mancava il prodotto da vendere, mancava l'uomo forte da proporre alla platea, mancava la strategia, non c'era, e sebbene fosse stato sottolineato più volte che ci voleva, nessuno l'ha mai compresa, cioè non ha mai compreso proprio il processo di costruzione di una strategia. Quindi insomma, ragioniamoci ben volentieri tutti assieme
prima di prendere posizioni così nette, indipendentemente dagli aspetti tecnici. La conclusione di tutto questo la lasciamo a Paola, anche perché la sua vita, dopo tutto questo, va in questa direzione. Vediamo se però ci hanno loro da dire qualcosa. Bene. Io sono d'accordo. Le conseguenze personali di fare quel gesto, quindi tutte le volte tu alla fine il bisogno di educare, di andare, di raggiungere, però c'è un peccato originale che è dietro questo gesto, e l'ha detto Sorrentino, sono d'accordo con lui, non è tanto la personalizzazione della politica, ma è la personalizzazione della comunicazione, cioè, e è ancora più grave secondo me nei giornalisti, ed è una cosa che siamo chiacchierini.
No, provo a rispondere. Provo a risponderti. No. Basta guardarsi il copertino dell'Espresso degli anni '80. Le copertine dell'Espresso degli anni '80 c'erano un fatto, però dentro c'erano dei servizi. È vero, c'erano le sue, però per un modo c'erano. Ma dentro c'erano dei servizi giornalistici e della gente che rischiava la vita. Quindi voi state dicendo che abbiamo buttato il bambino e ci siamo tenuti l'acqua sporca? Ho paura di sì. No, tu l'hai detto, una domanda da $1 milione e quindi la do soltanto se tu mi metti $1 milione sul piatto. No, però è chiaramente il grande problema davanti al quale ci troviamo. Però io vorrei che fosse chiaro, io sono stato molto netto, veemente, anche un po' sarcastico, spero, ma badate bene, la mia non è stata nemmeno per un secondo una critica di carattere morale. Secondo me è stato sbagliato per tutta una serie di motivazioni che spero di avere detto bene, di tipo tecnico, diciamo così, strutturale, di che cos'è una strategia di comunicazione. La comunicazione non è fare il botto. È evidente che poi per comunicare tu devi cercare di attirare l'attenzione. Allora, voi avete posto, tu prima e anche ora, e lui, due grandi questioni che sono molto legate tra di loro e che poi è la questione su quali tutti gli studiosi di giornalismo e di comunicazione si stanno interrogando. C'è un bellissimo libro che non mi hanno fatto tradurre in italiano perché poi queste cose non le legge nessuno e l'editore deve far soldi, di una studiosa americana che si chiama Prendere il giornalismo sul serio, che è il grande problema del nostro tempo, e io temo che il giornalismo sul serio, i primi a non prendere il giornalismo sul serio siano i giornalisti. Per quel motivo lì, hai messo il dito su un punto fondamentale che i media digitali, che sono una grandissima, come dire, una grandissima cosa, il cui senso ancora non abbiamo capito e che usiamo talvolta in maniera casuale, mica solo la povera bacchetta, quasi tutti quanti noi li usiamo così, provare, come diceva un vecchio film di Benigni e Troisi, insomma, no? Però tu hai segnalato un punto fondamentale, la distinzione in ciascuno di noi, non nel giornalista, in ciascuno di noi, tra ruolo pubblico e ruolo privato. Badate bene che è una distinzione sempre più sottile e sempre più ineludibile. Io sono Carlo Sorrentino, qui sto parlando a titolo personale, ma io sono sempre anche un dipendente dell'Università di Firenze. Quello che io sto dicendo qui, voi lo continuerete sempre un po' a attribuire. Se voi non siete d'accordo su quello che io sto dicendo, direte, ma guarda che coglioni che fanno insegnare all'Università di Firenze. Se voi invece siete d'accordo, direte, ah però, ganzi sti professori. Insomma. Quindi io mi porto indietro una serie di etichette e in qualche modo mi devo sempre responsabilmente muovere con questo, fino anche nel condominio di casa mia. No? Quando il mio vicino di casa mi chiama professore, io dovrei in ogni momento, adesso la sto un po' esagerando, come dire, gestire responsabilmente questa etichetta, perché è un ruolo pubblico. Poi è quello che privatamente mi permette di prendere lo stipendio, che mi fa sopravvivere, ma è un ruolo pubblico, no? Che intorno al quale si è costruita una serie di obblighi, una serie di reputazioni pubbliche. Ecco. Allora noi dovremmo, quando andiamo a entrare sul sito di Facebook, di Twitter o di qualsiasi altra cosa ci venga in mente, dovremmo sempre ricordare questo. E arriviamo a quello che dicevi tu, che l'unica risposta, è una risposta, come dire, molto esile, è che noi dovremmo gestire questi processi responsabilmente. Che cosa è poi divertente, non l'abbiamo detto né voi né io oggi, che la Bacchid tutto questo l'ha fatta in una lista in cui una delle principali candidate è una persona che è diventata famosa sostanzialmente con un'inchiesta giornalistica sul corpo delle donne. Quindi se fosse stata pensata insieme come un meta discorso, poteva essere anche una roba da Baudrillard, ma non è stato così, e quindi qui ci troviamo davanti a una leggerezza un po' irresponsabile. Allora, il problema è gestire i processi comunicativi responsabilmente. Tutto questo richiede però una sfera pubblica, come posso dire, in cui questa consapevolezza, la tua mi sembra un'idea un po' illuministica, insomma, no? Un po' abermassiana.
Io sono un po' più suscettico su questo, però indubbiamente richiede progressivamente una consapevolezza che arrivi a fare in modo che anche nel nostro paese, perché poi è l'oggetto di cui stiamo parlando, il corpo delle donne non possa venire usato come viene usato in Italia e soltanto in Italia. Quando vengono dei docenti di tutte le università del mondo, dalla liberalissima Scandinavia al Burkina Faso, una cosa che gli colpisce sempre moltissimo è la copiosa esposizione del corpo femminile, e tenderei a dire da un po' di tempo anche di quello maschile, in tutti i media. Questo ha a che vedere evidentemente con una qualche carattere nazionale, identità nazionale. Quando incominceremo a non tollerarlo più? Forse vuol dire che qualche passino avanti sarà fatto, e allora e soltanto allora la Bacchiddu si potrà permettere di fare ironia, no? Quando questa cosa qui, come dire, non verrà usato in altri modi se non, come dire, in maniera iperbolica da poterci ironizzare sopra, no? Lei c'ha un bel sedere a tutti i diritti, insomma, In quel caso avrebbe risparmiato, no? Visto che c'ha. C'è una domanda? Ma è quello che hanno fatto. L'hanno fatto. È quello che è stato fatto, però anche dal punto di vista della sua carriera successiva, che sarebbe un po' ridimensionata. Un partito come la lista Tsipras, qualunque partito, deve prendere voti sul programma politico. Quindi c'entra tutto, c'entra la leadership, c'entra i rapporti interni, c'entra soprattutto nel suo programma politico. Quindi quando lei dice che secondo lei ha fatto bene il suo mestiere, io ricordo i sondaggi non ci hanno preso, nessuno dei sondaggisti ci ha preso loro bene. La lista Tsipras non era così bassa prima che successe, era si avvicinava sul 6,5%, magari non ci avevano preso, però insomma la lista Tsipras ha preso qualche affare. Ma altre domande? Siamo risparmiati la foto di Alfano, però. Non è poco. Allora concludiamo, anche perché siamo al tempo giusto per lasciare la sala al workshop che ci seguirà, e chiaramente, anche perché non è qui con noi, le conclusioni le lasciamo a Paola, che ci illustra poi che cosa è successo, insomma, dopo l'esposizione del bikini. Dopo le conseguenze personali sono che, insomma,
io sono 11 anni che faccio questo lavoro, sì, magari nell'ambiente sono conosciuta e comunque una persona normale come me poi si trova dall'altra parte mediatica, no? Dentro questo enorme, violentissimo e potentissimo sistema che veramente è spietato, no? E mastica e risputa qualunque cosa. Devo dire, insomma, non è stato semplicissimo. Io devo ringraziare poi in questo turbine le amicizie reali, la mia famiglia, che comunque, insomma, è stata coinvolta marginalmente, ma purtroppo toccata in prima persona da questa cosa. E non è semplice poi gestire anche mediaticamente. Io ricevevo in quel periodo, ricordo, centinaia di messaggi tra complimenti, insulti, minacce di morte delle femministe. Mi ricordo le veterofemministe erano le più accanite, le veterofemministe della lista mi avevano chiesto di essere gentile, zitta e collaborativa, che anche, voglio dire, una roba su cui forse si meriterebbe una roba che meriterebbe una riflessione un po' più approfondita, perché adesso si scherza, ma insomma sono ferite profonde. Quindi insomma, dopo questo turbine io sono diventata l'interlocutrice principale mediaticamente di quello che succedeva relativamente a Barbara Spinelli, perché poi i media amano molto queste epiche sfide, no? Tra donne, eccetera. Io in realtà contro la Spinelli non avevo niente se non il fatto che penso che fosse stata incoerente poi ad accettare quel seggio, incoerente nello svolgere questo tipo di attività, ma questo insomma poi è una mia opinione. E io dopo sono personalmente uscita insomma un po' dalla, tra virgolette, dall'anonimato, ho guadagnato un po' di visibilità e questo mi ha portato poi anche così all'attuale situazione di adesso, perché io inizierò questa avventura nella trasmissione di Santoro sulla 7 a servizio pubblico in televisione, motivo per cui purtroppo, come avrei voluto, non sono presente al workshop, e mi dispiace, me ne scuso, e niente, inizia questa nuova avventura. Io vi ringrazio di avermi ascoltato finora e vi saluto con affetto. E questo è quanto. Considerazioni finali? No, grazie, arrivederci. Grazie.